Iniziamo da qui, e non potevamo non iniziare da qui, questo itinerario di ricordo e di onoranza nei confronti di tante persone, di tanti poeti che o sono nati o sono vissuti qui a Firenze e stanno ancora qui oltre il loro vissuto. Questo progetto è nato quasi per caso in una ricerca appunto dei poeti che hanno vissuto o sono nati qui a Firenze e qui sono rimasti in maniera perenne. È un omaggio che vuole ricordare, sottolineare l'importanza della poesia, l'importanza della parola, non solo come strumento di comunicazione fra le persone, ma soprattutto di trasmissione di idee, di pensieri, di riflessioni, di affratellamento, come il nome della nostra associazione che ha avuto questa idea. Non potevamo non cominciare con un omaggio a quello che è il padre della lingua italiana e forse il più eccelso dei poeti del mondo. Io voglio soltanto ricordare che forse Firenze ha avuto, o senza il forse, ha avuto dei torti nei confronti di quest'uomo e si cerca di riparare noi a tanta distanza di tempo portandogli un omaggio doveroso. Della sua opera mi piace ricordare due passaggi, ovviamente della commedia. Quando rende omaggio a Manente degli Uberti per gli amici chiamato Farinata, riconoscendo che lui difese a viso aperto questa città. E il secondo è nel 33° canto del Paradiso, una preghiera che ritengo sia una delle espressioni più alte della poesia, l'omaggio a Maria, Vergine Madre, figlia del tuo Figlio. E sarebbe da leggerla tutta, perché di fronte a queste parole io mi stupisco come non si possa non annichilire. Buongiorno a tutti. Allora, siamo davanti al monumento a Dante, al Cenotafio, ed è importante ricordare che monumento è una parola che porta dentro di sé l'idea del ricordo, della memoria viva. Per questo l'opera di Santa Croce è lietissima di ospitare questa iniziativa, perché ci aiuta in quella che è una delle nostre missioni, cioè non solo conservare ciò che la storia ci ha lasciato in forma di arte, in forma di memoria delle grandi personalità di questo paese, ma continuare a farle vivere attraverso iniziative come questa. Siamo perciò particolarmente felici che in un normale giorno di apertura i visitatori che pensavano di venire a vedere solamente, tra virgolette, solamente la Basilica con tutte le sue bellezze, vivono anche un momento di performance, di interpretazione artistica che serve per ricordare con mezzi nuovi cosa Dante ci ha lasciato e soprattutto che Dante non è il nostro passato, ma come ha detto Massimo Cacciari in una conferenza che è proprio stata fatta con l'opera di Santa Croce, Dante è il nostro futuro. Quindi dobbiamo continuare a viverlo come qualcosa che ci accompagna e viva, viva, viva la memoria presente. Grazie. Thank you.
se mai continga, che il poema sacro, al quale han posto mano e cielo e terra, sì che m'ha fatto per molt'anni macro, vinca la crudeltà che fuor mi serra del bello vile ov'io posai agnello, nimico ai lupi che gli fanno guerra con altra voce omai. Con altro vello ritornerò poeta e in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello. Queste parole così strazianti, così intime, è uno dei pochi momenti in cui l'epos della commedia si squarcia per lasciar posto a una dimensione integralmente lirica, integralmente basata non sul personaggio pellegrino d'oltremondo che rappresenta l'intera umanità peccatrice, ma proprio su Alighieri Dante o Durante, la persona fisica nata in Firenze. Questi versi si possono leggere famosissimamente nell'attacco del 25° canto di Paradiso. E lasciano prospettare, baluginare una duplice speranza. Speranza di riscatto in vita, naturalmente il ritorno in patria. E d'altra parte il cappello, con cui viene sempre, ma anacronisticamente rappresentato padre Dante, si riferisce ovviamente all'incoronazione poetica. Entrambe le speranze, come è noto, sono andate deluse. Allora, perché cominciare da Santa Croce e da un luogo in cui il corpo è assente? Insomma, Dante, come spesso fa, dichiara di non voler scegliere, ma nel dichiarare di non voler scegliere, di fatto sceglie e come. Sceglie come. Insomma, Francesco, il santo di Dante, Francesco il modello di Dante, Francesco grande amore di Dante, centro potremmo dire, sta al centro dei tre canti del cielo del sole, non a caso il sole, il cantico di frate sole, non a caso il punto in cui finisce, potremmo dire, una sorta di antiparadiso in cui appaiono delle anime meno perfettamente beate per accedere alla perfezione, viceversa, della beatitudine. Francesco sta al centro di tutto questo e Francesco verrà poi nominato in un indimenticabile verso di Paradiso 32, un verso composto tutto di nomi, prima addirittura di Benedetto e di Agostino e in totale assenza di Domenico. Ma questo è anche il luogo in cui, spero che molti di voi lo ricordino, dal 2005 al 2007, per l'appunto qui accanto nel Cenacolo di Santa Croce, luogo molto più di questa basilica che non esisteva ma come tale, ma legato alle memorie dantesche, Vittorio Sermonti ha tenuto le sue celebri letture dantesche, commentate, recitando interamente, no? In tre anni, le tre cantiche, con quel suo inimitabile, inarrivabile talento, principalmente di scrittore, poi anche di studioso e finalmente di esecutore vocale. Ebbene, in quegli anni la mia vita è cambiata. Ecco, non sono affatto un illustre dantista, sono la postultima ruota del carro. Però se adesso io ho il privilegio che non dimenticherò, di cui sarò per sempre grato a voi e all'opera di Santa Croce. E dunque, rendere omaggio qui con delle parole che non c'è bisogno di dire da dove vengano, vero? Se fosse tutto pieno il mio dimando, risposi io lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando, che in lamento m'è fissa
e or m'accora la cara e buona immagine paterna di voi, quando nel mondo ad ora mi insegnavate come l'uom s'etterna. E quanto io l'abbia in grado, mentre io vivo, convien che nella lingua mia si scerna. Serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province ma bordello. Quell'anima gentile fu sì presta, sol per lo dolce suon della sua terra, fare al cittadin suo quivi festa, e ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quei cun muro ed una fossa serra. Cerca, misera, dentro delle prode le tue marine, e poi ti guarda in seno se alcuna parte in te di pace gode. E ora, per l'appunto, questa iniziativa che noi tentiamo di inaugurare oggi si colloca all'egida di un verso foscoliano, la parola ombra, all'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto. La parola ombra ha nel poema dantesco una serie, uno spettro piuttosto ampio di significati di cui ci occuperemo nella seconda parte dell'omaggio a Dante, per bocca soprattutto di un mio amico, infinitamente più bravo di me, Massimo Seriacopi. Ma il suo significato fisico, l'ombra prodotta da un corpo che fa ostacolo alla luce, ovviamente esplode nel purgatorio, dato che in inferno, non essendoci luce, non può esserci ombra. Ed è dall'ombra che le ombre, cioè le anime scorporate, i corpi aerei per l'esattezza, riconoscono che Dante è un vivo che va apparendo ai morti. Insomma, ogni volta che noi, in qualsiasi modo, per qualsiasi motivo, sia esso religioso o laico, sia esso di studio o semplicemente di amore, passiamo qui davanti e rendiamo omaggio a colui che non c'è,
Ricordatevi che l'ombra è un corpo senza corpo. A colui che non c'è, l'ombra sua torna. Torna a casa, nella patria, che gli è stata per sempre negata in vita. Ed è così che noi, umilmente, laicamente, celebriamo la revoca del bando. Non era lunga ancor la nostra via di qua dal sonno, quando io vidi un fuoco che emisperio di tenebre vincia. Di lungi ne eravamo ancora un poco, ma non sì ch'io non distinguessi in parte che orrevol gente possedea quel loco. O tu conori scienza e arte, questi chi son che hanno cotanta onranza che dal modo degli altri li diparte? Ed egli a me l'onrata nominanza che di lor suona su nella tua vita, grazia acquista nel ciel che sì li avanza. Intanto voce fu per me udita. Onorate l'altissimo poeta. L'ombra sua torna, che era dipartita. Un saluto e un ringraziamento. Noi siamo qui stamani ad aprire un ciclo di 8 presenze, però è ineludibile ringraziare dell'ospitalità questa cattedrale e l'opera che riesce a mantenerla e, se possibile dirlo, anche ulteriormente abbellirla. Quindi un saluto e un impegno a ritrovarsi con Dino Campana alla Pieve di Badia a Settimo tra un mese circa. A suggello di questa mattinata noi lasciamo qui un simbolo, un omaggio che lasceremo a tutti i poeti della nostra peregrinazione, e mi è stato comunicato che questo segno di cipresso, uno delle piante più straordinarie del creato, verrà poi trapiantato nel chiostro e rimarrà qui come segno duraturo.